Il 25 luglio del 43. 25 luglio del 43 io ero ancora a Milano e mi ricordo questa esplosione nelle strade e la gente che tirava giù le insegne dove era possibile tirarle giù e così, ma io non, come dire, la storia del paese, la storia del nostro paese non veniva mai esaminata nelle sue profondi significati, erano avvenimenti che ci capitavano così, e di cui uno vedeva gli schieramenti diversi, le persone che prima non si erano messe in mostra, poi le vedevi, ma in realtà c'era un controllo di polizia abbastanza severo, per cui chi faceva opposizione al fascismo da sempre era stato già eliminato, aveva costretto all'esilio o chiuso in carcere. E quindi erano più delle esplosioni di senso di cambiare, di desiderio di cambiare, ma non erano molto coscienti rispetto al vero peso politico, com'è che poi si è rivelato essere veramente la tragedia di questo paese. Quindi lei come si sentiva in occasione di questi due avvenimenti che poi si Ma sono tutti e succeduti? due questi avvenimenti mi sono passati a fianco, io li ho guardati, li ho visti, mi hanno incuriosito, ma non hanno, cioè non l'8 settembre è stato diverso del 25, ma il 25 luglio per me è stato un passaggio di una storia che però in un certo senso continuava, mentre l'8 settembre è stato il senso della tragedia. Non abbiamo mai potuto credere per un minuto che la guerra fosse effettivamente finita. Questo fatto di vedere i tedeschi lì ci ha riempiti d'angoscia. Abbiamo subito pensato che il peggio doveva ancora capitare. E però con altrettanta leggerezza, io penso anche dell'età, perché io avevo appunto neanche 20 anni, mia cugina era un po' più anziana, infatti lei era già inserita. L'ho saputo dopo, in questa rete di resistenza non armata, che è stata la resistenza dei giovani verso gli studenti e verso le scuole, verso gli studenti universitari e verso le scuole medie superiori. Cioè? Cioè, noi avevamo, c'era stato l'appello di Concetto Marchesi poco prima di lasciare, lui era a Siena. Prima di lasciare, era rettore a Siena, prima di lasciare appunto il suo incarico appena dopo l'8 settembre, aveva lanciato un appello che chiamava gli studenti a pensare al proprio futuro e a organizzarsi una resistenza. Ed era un appello che ha circolato così per vie del tutto sotterranee, che però aveva evidentemente dato uno slancio ad una cosa che già si stava formando. Questi gruppi erano in realtà dei gruppi del movimento studentesco, erano in realtà emanazione dei partiti, il Partito Comunista essenzialmente, infatti noi poi siamo entrati in contatto con l'organizzazione clandestina del Partito Comunista, che aveva dei responsabili di zona e il responsabile di zona l'avevamo anche conosciuto. Naturalmente lui non sapeva i nostri cognomi, noi non sapevamo il suo, erano tutti incontri fatti per via di terze persone. Quello che era il movimento così, diciamo, tutti i giorni, queste poche manifestazioni che abbiamo fatto, ci venivano consegnati dei volantini da distribuire, ci veniva detto dove avrebbero dovuto essere distribuiti. E infatti io ho fatto, altri hanno fatto di più di me, delle manifestazioni davanti all'università, quando i fascisti hanno sparato e hanno ferito Gizio, e mi ricordo questa grande fuga per Viale Regina Margherita per prendere un tram in corsa con gli spari dei fascisti dietro. E i tedeschi erano meno impegnati in questo controllo dell'attività, allora, subito dopo l'8 settembre, questo controllo dell'attività di propaganda, delegavano piuttosto ai fascisti, erano piuttosto loro che controllavano la situazione di opposizioni fatte per vari motivi. C'era poi,
comunque un grandissimo isolamento fra un gruppo e un altro. Io conoscevo forse due persone e due persone conoscevano me, c'erano delle regole della clandestinità per cui non si sapeva assolutamente cosa facevano gli altri. Si riceveva del materiale, sapevamo dove portarlo e poi ognuno si sbrigava per conto suo. Insomma, io quando ho dato i volantini davanti al liceo Cavour, li ho dati, ero da sola, mi avevano detto dalli più in fretta possibile, poi sparisci, cosa che è più facile dire che fare, perché in verità poi qualcuno mi ha riconosciuto non so come e mi hanno denunciato alla polizia italiana, che ha passato la denuncia alla Gestapo. Qui. Come avvenivano queste consegne di materiale? Chi me le portava? Enrica. Enrica era incaricata della distribuzione e l'andava a prendere in un altro posto che non ho mai saputo quale fosse, dove c'era un'altra persona che l'aveva ricevuta da una terza. I canali erano molto chiusi, insomma, non parliamo poi, che l'ho saputo poi dopo invece, come erano ancora più giustamente chiusi quelli del movimento armato. Veramente erano pochissime persone che sapevano qualcosa di qualcuno, e queste sono le regole della clandestinità assolutamente giuste, perché se la consegna era che se ti avessero arrestato, tu in realtà poi non conoscevi nessuno, potevano anche chiederti delle cose fino a farti male, ma non le sapevi e basta, insomma. E noi avevamo forse qualche deroga a questa regola così rigida, perché mi ricordo che un giorno, attraverso amici, siamo andate mia cugina e io a trovare Celeste Negardille, che era in assoluta clandestinità a Roma. Ma lui era un uomo molto simpatico, intelligente, vivace, pieno di... forse si annoiava molto, non lo so, comunque aveva... perché vedeva soltanto due o tre persone e basta, ma era ospitato in una casa e di conoscenti comuni, non so come, insomma siamo andati a trovarlo un pomeriggio, questa è stata la verità, e poi abbiamo un po' chiacchierato così, poi ce ne siamo venuti via. Ma quando i tedeschi invece erano a casa nostra e sono rimasti lì, quando ci hanno arrestato, sono rimasti lì per sentire, lui telefonò lì per salutare, e abbiamo saputo dopo che immediatamente cambiò casa, perché con il fiuto che aveva capì che chi rispondeva al telefono non era una persona di casa, ma poteva essere, come era in realtà, un nemico. Come pure arrivò, mentre noi eravamo già a via Tasso, arrivò il responsabile di zona del PC, ma era rimasto lì solo una persona, che era questo Scarpato, che poi fu processato e giustiziato a Roma. E siccome era uno contro uno, questo nostro compagno tirò fuori la pistola e l'altro non aveva osato né sparare né arrestare, e fuggì così dal pericolo di essere arrestato anche lui. Vogliamo parlare un po' di queste manifestazioni studentesche? Chi le decideva? Come avvenivano? Chi c'era? Quante persone vi partecipavano? Le manifestazioni studentesche non erano poi delle manifestazioni vere e proprie, nel senso che noi cercavamo di trovarci sempre molto isolati, io al Cavour ero sola, quando entravano gli studenti, in modo da dar loro la stampa di propaganda, questi volantini in cui si spiegava la situazione della città e la situazione della guerra, e si invitava gli studenti a disertare le aule, a pretendere la chiusura delle scuole e a partecipare anche in modo indiretto all'appoggio alla resistenza contro il tedesco. Infatti finivano sempre a basso i tedeschi, a basso i nazisti, con queste parole d'ordine così molto contro l'occupante, non tanto di teoria politica, ma proprio di atteggiamento di resistenza contro l'occupazione tedesca. I ragazzi lo prendevano e forse li avrebbero anche letti. Il nostro scopo era quello di far chiudere sia l'università che le scuole superiori, di farle chiudere perché sarebbe occorso, per poter frequentare e fare gli esami,
per i ragazzi che avevano 18, 17, 18 anni, avere l'esonero dell'organizzazione militare che allora doveva portarli all'esercito di Salò. E quindi dovevano comunque presentarsi i ragazzi e avere comunque o essere ingaggiati o avere un esonero per poter dare gli esami e per poter frequentare i corsi. Quindi era fondamentale che almeno questo aspetto di banalità della vita, di routine pacifica, fosse interrotto. Chi le organizzava? C'erano, sono poi, io non conoscevo gli organizzatori diretti, so che c'era, che c'erano Rodano, che c'erano questi nomi che poi sono venuti fuori dopo, erano, beh, Massimo Gizio era uno di questi, che è stato però ucciso, ferito gravemente, poi morto in ospedale. Lì per esempio al funerale di Massimo Gizio è stata fatta in modo informale, c'era anche Lizzani faceva parte del movimento studentesco romano. Al funerale di Massimo Gizio fu un'occasione per fare una manifestazione antifascista, ma tutto sempre molto di corsa, molto guardandosi le spalle e cercando di non essere riconosciuti, perché il pericolo era grande. Infatti quando gli americani sbarcarono Nettuno e tutti pensavano che in pochissimo tempo sarebbero arrivati a Roma, si allentò purtroppo questa vigilanza stretta e infatti fa febbraio, che è la data del nostro arresto, siamo stati fra i primi, fa febbraio e in marzo e in aprile fu proprio il colmo degli arresti, delle retate e proprio se corso il rischio che la resistenza romana fosse distrutta.